Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram. Detto questo, diamoci dentro col video. È il 25 gennaio 1988 e l'Italia vive ancora la stagione calda dei sequestri cominciata negli anni 70. Proseguono senza soste i rapimenti messi in atto in tutto il paese dall'Andrangheta e da altre organizzazioni malavitose note sotto la denominazione di Anonima Sequestri, tra le più conosciute la famigerata Anonima Sarda. Alcuni gruppi criminali fanno dei rapimenti un vero e proprio business. 500 persone spariscono nel nulla in tutta la penisola, una media di una persona a settimana, e ogni volta fanno richieste di riscatto di diversi miliardi di lire. Le organizzazioni dietro a questa macchina da soldi Operano in due regioni, la Sardegna, dove ormai temono la cosiddetta Anonima Sarda, e la Calabria, dove a occuparsi di questi affari è l'Andrangheta. In alcuni casi alle famiglie viene prima recapitato un pezzo di un orecchio o di un dito dello dell'ostaggio per sollecitare il pagamento. Poi, se tutto va bene e le famiglie pagano, i prigionieri talvolta vengono liberati. In altri casi... Non torna più nessuno. Poco lontano dal tratto di autostrada A4 che collega Verona con Vicenza c'è un paese di circa 25.000 abitanti, Arzignano. Arrivando da sud, prima di raggiungere il centro, c'è un'enorme area industriale. Nessuno si è mai preoccupato delle vie di questo distretto disabitato. Ci sono la prima strada, la seconda strada, la terza strada, la quarta strada sulla quinta strada, c'è un fabbricato in cemento collegato a una palazzina dai vetri scuri. È una delle decine di concerie che si possono trovare lì È il 25 gennaio del 1988 e ci troviamo sulle colline di Arzignano, in Veneto, in una villetta color crema di proprietà del padre di Carlo, il protagonista di questo video, cioè a casa del signor Candido. Carlo Celadon sta cenando. Questa sera la sua famiglia non c'è. Vi avviso già che Carlo non è morto, quindi ha potuto raccontare in prima persona del suo rapimento. In molti casi vi porterò le sue parole dirette. Bisogna dirlo, Razzignano non è il luogo ideale per ostentare e godersi la ricchezza. Nella zona si respira la puzza delle concerie, ma c'è chi ci è nato tra quelle colline e ormai ci ha fatto l'abitudine. Carlo Fa parte di una famiglia benestante. Suo padre Candido, un ricco imprenditore dell'industria della conciaria, è in vacanza in Kenya con la sorella Paola, mentre il fratello maggiore, Gianni, è in viaggio di nozze. Il ragazzo è seduto a tavola con i domestici quando. Quattro uomini incappucciati, o meglio, quattro delinquenti, di cui due armati e provvisti di corde e bavagli, aggrediscono il figlio dell'industriale e imbavagliano tutti i domestici presenti. Inizialmente Carlo pensa a una rapina, ma dopo aver immobilizzato i domestici, gli uomini lo conducono fuori dall'abitazione. La fuga è disagevole. I quattro devono uscire dalla casa scegliendo il retro, inoltre bisogna saltare il muro di cinta. Una volta superato il muro, i sequestratori gli legano mani e piedi con del fil di ferro e lo chiudono nel bagagliaio di un'auto. Dopodiché mettono in moto e partono nella notte. Quello che Carlo ancora non può sapere è che i quattro uomini sono degli affiliati dell'andrangheta. Lo stanno portando sull'Aspromonte. In Calabria. Purtroppo il suo sta per diventare il sequestro di persona più lungo della storia italiana. Prima di continuare però credo sia doveroso parlarvi proprio di Carlo, della sua vita, della sua infanzia. Carlo era un bimbo taciturno, dei capelli scuri. Ricorda che da piccolino, la sera, quando la fabbrica era chiusa e non c'era nessuno, andava in giro con la sua motoretta elettrica. Ricorda anche un odore particolare, forte. È l'odore tipico di quando arrivano le pelli che hanno ancora il pelo. Il materiale organico combinato con il prodotto chimico genera un odore che è... Impossibile da dimenticare. Candido, il padre di Carlo, era un imprenditore che, dopo la guerra, aveva trasformato Arzignano da zona di filande a uno dei principali poli conciari del mondo. Era un uomo all'antica, Candido. Riusciva a indurre soggezione nel prossimo. Era una persona con una grande esperienza. A volte poteva sembrare duro, altre volte dimostrava una simpatia adetta di tutti unica nel suo genere. Gianni, il fratello maggiore di Carlo, ricorda che spesso il padre, prima di rincasare, passava dal bar San Marco, dove trascorreva le ore a giocare a briscola con i suoi operai. Nei primi anni 70 il mercato era florido e la famiglia Ceradon poteva contare su due grossi stabilimenti. Tutto sembrava andare per il meglio, ma poi la moglie di Candido venne a mancare prematuramente a 43 anni per un aneurisma. Carlo aveva solo tre anni e non ha ricordi della madre. Per un paio d'anni andarono tutti a vivere da alcuni zii. Il padre non riusciva proprio a prendersi cura dei figli. Poi, quando Carlo aveva circa sei anni, ritornarono tutti quanti a casa. Candido, con i due figli maggiori, si trasferì in una villa signorile, color crema, a tre piani, su una collina che sovrastava l'intera zona industriale. Carlo sarebbe cresciuto lì tra i membri della ricca borghesia di Arzignano. Negli anni del dopoguerra il Veneto aveva vissuto una rivoluzione. Una delle regioni più povere d'Italia era diventata terra di aziende e industrie. Il lavoro non mancava, gli stipendi erano alti, i piccoli imprenditori, gli operai e anche i loro figli giravano con macchine costose, raggiungendo vari locali della zona. Ma in casa c'era donna, la mentalità era rimasta quella di una famiglia contadina. I soldi per Candido erano una faccenda seria. Infatti i figli di Carlo non erano mai stati viziati. Carlo stesso ricorda che aveva il suo paio di jeans e le sue paia di scarpe, ma non aveva, come molti altri, 4 o 5 paia di jeans. Carlo da adolescente amava tantissimo giocare a basket, sognava di diventare un atleta bravissimo e di fare del basket la sua carriera. Se non fosse andata bene col basket, il suo secondo sogno nel cassetto riguardava il pianoforte e la musica jazz. Mentre cercava ancora la sua strada, Carlo si era innamorato di una ragazza di nome Gabriella. Ben presto avevano iniziato a frequentarsi, dunque Carlo stava vivendo un periodo spensierato con il mondo ai suoi piedi. Alla fine degli anni Ottanta, Candido Celadon aveva venduto una delle due concerie per 20 miliardi di lire, ossia più di 10 milioni di euro di oggi. I suoi figli in pratica avevano un futuro assicurato. Poi, mentre Carlo stava frequentando il suo ultimo anno di liceo, era arrivato quel giorno, il 25 gennaio 1988. Qui ci ricolleghiamo all'inizio del video. In casa, quella sera, Carlo sta cenando con i suoi domestici in cucina quando fanno irruzione. Cinque soggetti, incappucciati e armati. Sul momento gli chiedono di aprire la cassaforte, ma è di proprietà di Candido e Carlo non conosce la combinazione. Gli uomini incappucciati legano i domestici, Carlo li conduce nella stanza con la cassaforte, ammettendo di non essere in grado di aprirla. A quel punto rendendosi conto che non possono rapinare effettivamente quella casa, con del fil di ferro, legano. A Carlo le mani dietro la schiena, poi lo caricano nel bagagliaio di una macchina e partono. Durante il viaggio Carlo sente le gambe sempre più dolenti. Lui è un ragazzo alto e tenerle rannicchiate gli porta ad avere dei tremendi crampi. Inoltre, a un certo punto sente il bisogno di andare in bagno, ma ahimè non può far altro. Che farsela addosso, poverino. Intanto una vicina vede la scena e chiama il 113. I carabinieri slegano i domestici e avviano le prime indagini che portano gli investigatori dell'arma a capire, senza ombra di dubbio, che ci si trova di fronte a una banda di criminali calabresi. È quasi sicuro che siano affiliati ad un'andrina. Un'andrina è una cellula malavitosa che fa parte dell'organizzazione criminale calabrese dell'andrangheta. Viene gestita in prevalenza da una famiglia, ossia da un gruppo di membri consanguinei e anche da altri soggetti affiliati, che controlla un particolare territorio come un paese o un quartiere di una città. L'appellativo di un'andrina è il cognome della famiglia o in alcuni casi il cognome di più famiglie che nel tempo hanno stretto legami matrimoniali anche spinte da motivi economici. Il capo di ogni andrina viene detto genericamente capobastone mentre più andrine di un paese formano la locale. Ma cos'è esattamente la locale? Ebbene, si tratta di una struttura di coordinamento delle endrine che necessita di almeno 49 affiliati per essere costruita. L'apertura, la chiusura e la sospensione di una locale viene decisa dalla locale di San Luca, detta per questo Mamma. Sono diffuse in tutta la Calabria e le regioni d'Italia, ma anche all'estero, fino a registrare un migliaio di locali. In tutto il mondo. I carabinieri dunque capiscono ben presto che hanno a che fare con un sequestro di persona. Non è il primo e non sarà l'ultimo in quegli anni. Subito la procura di Vicenza sceglie la linea dura. Il procuratore capo è il dottor Ferdinando Caneli, gentile ma risoluto a isolare la famiglia e impedire. Che dei contatti vengano avviati. I Celadon, in ogni caso, dopo il sequestro, non sono intenzionati a creare situazioni diverse in contrasto con chi investiga sul rapimento. Intanto Carlo sente qualche rumore quando l'auto attraversa i ponti. Dopo 17 interminabili ore, la macchina si ferma e qualcuno apre finalmente il portabagagli. Carlo ricorda che i sequestratori parlavano pochissimo. Inizialmente rimane tre ore in un'abitazione in assoluto silenzio. Il 30 gennaio 1988 Carlo compie 19 anni. È incatenato in un buco accanto a un porcile. Non ha la minima idea di dove si trovi. Una volta rimasto solo, Carlo comincia a realizzare la situazione e racconterà poi. Per quel poco che sapevo dei sequestri, la durata media di un rapimento era lunga, sei o sette mesi. Mi aspettavo un lungo periodo di sofferenza, totalmente all'oscuro di quello che poteva succedere. Una volta tornato da una lunga luna di miele, Gianni, il fratello maggiore di Carlo, trova... Alcuni parenti ad aspettarlo a Milano. Sono andati a prenderlo in macchina e sono cupi in volto. Inizialmente fanno finta di niente, poi in autostrada, all'altezza di Verona, avvisano Gianni di ciò che è successo. Anche quando Candido rientra con sua figlia Paola nel Kenya, tutti sono confusi e soprattutto parecchio spaventati. Appena la notizia esce sui giornali e viene trasmessa in tv, il telefono di casa ce la donna inizia a squillare. Si susseguono chiamate minacciose in cui i rapitori dicono che se la famiglia non avesse pagato il riscatto avrebbero messo la testa di Carlo attaccata al cancello di casa. Candido e Gianni ben presto si rendono conto che queste richieste di riscatto provengono da persone che non hanno nulla a che vedere col rapimento di Carlo, ma che vogliono solamente rubare i loro soldi. Passano così tre mesi quando un giorno arriva una telefonata a rispondere è Gianni. A parlare dall'altro capo della cornetta è un uomo, dice di chiamarsi Agip e di avere in mano il suo fratello, anche se ne sbaglia il nome. Ma i celadon non possono permettersi di liquidarlo, devono accertarsi che dica la verità. L'uomo vuole 5 miliardi di lire e Canido chiede le prove che il suo figlio più piccolo sia ancora vivo. Le prove scarseggiano ma alla fine l'uomo richiama con delle indicazioni ben precise. Devono recarsi all'altezza dell'uscita di Grisignano di Zocco sulla A4. Proprio lì, nascosta tra i cespugli, troveranno un'audiocassetta. Candido non si tira indietro, prende la macchina e si dirige verso l'uscita di Grisignano di Zocco, come ordinato da quell'uomo. La cassetta, in effetti, è lì. Candido corre a casa, la infila in un mangiamastri e sente Carlo con voce stanca dire «Mi chiamo Carlo. Una volta ero il figlio del grande Candido, ma ora questa persona mi ha abbandonato. Solo perché per lui i soldi sono più importanti della vita di suo figlio. Cosa ti ho fatto di male? Io sono innocente e ora per colpa tua sto raggiungendo la mamma. Ti giuro davanti alla mia mamma che sto per impazzire. Mi hai completamente distrutto». Ma io papà ho solo 19 anni e voglio vivere, non voglio perdere la mia Gabriella. Papà, guarda che questo è l'ultimo avviso, se entro il 28 aprile non sei pronto con tutti i 5 miliardi, queste persone ti manderanno un pezzo della mia carne. Adesso veramente ho una paura terribile perché ho i giorni contati e smettila di giocare con la polizia, perché non potrebbero assolutamente trovarmi. Ricevere questa audiocassetta, dice Gianni, è stato tremendo. Quando ha sentito la voce di Carlo ha pensato davvero al peggio, era convinto che l'avessero davvero picchiato a lungo. Se da un lato c'è sollievo alla notizia che Carlo sia ancora in vita, dall'altro lato per Candido è un brutto colpo perché i rapitori stanno giocando sporco. Stanno dicendo a Carlo che suo padre non vuole pagare, che per lui i soldi sono più importanti della vita del figlio. Questa chiaramente è una strategia per indurre Candido a velocizzare i tempi e a pagare il riscatto. In realtà le trattative sono vincolate dal volere del pubblico ministero di Vicenza, Tonino De Silvestri, che spiega. Esistevano due scuole di pensiero. Secondo la prima si dovevano congelare i beni della famiglia e impedire ogni contatto con i rapitori. Un'altra scuola invece suggeriva di concedere la trattativa alla famiglia. Io scelsi una via di mezzo, congelai i beni dei Celadon, ma permisi loro di poter trattare con i rapitori. L'idea era quella di consentire un incontro e di organizzare un blitz al momento della consegna del riscatto. Candido a questo punto mette tutto quanto al secondo posto, perché al primo posto c'è soltanto l'intento di riportare suo figlio a casa in vita. Ma questo, ahimè, Carlo non lo può sapere. È rinchiuso in un covo sotterraneo grosso neanche quanto lui. Si sente in una bara. A questo punto deve fare i conti con i suoi pensieri perché può appellarsi solo alla loro presenza. Purtroppo, visto che sta passando tanto tempo e le uniche persone che gli forniscono notizie sono i suoi aguzzini, per quanto razionalmente è chiaro sia meglio non fidarsi di loro, in quelle situazioni alla fine non puoi far altro che cedere. Carlo inizia a credere alle loro parole. Se i sequestratori, per riversare ulteriore pressione e angoscia sul loro prigioniero, gli comunicano che suo padre non vuole pagare il riscatto, neanche in piccola parte. Alla fine il prigioniero arriverà a credere che, in un certo senso, la sua famiglia lo abbia abbandonato a se stesso. Il povero Carlo, intorno al collo, ha una catena che è fissata a una parete. Continuano a ricordargli quanto insensibile ed egoista si dimostri suo padre candido ogni volta che lo chiamano per parlare del riscatto. In questa situazione, Carlo ha un ricordo costante. Mesi prima, erano tutti a cena e stavano guardando il telegiornale. Un altro uomo era stato rapito e poi liberato dopo tempo tramite il pagamento di un riscatto. Carlo aveva chiesto a suo padre Candido cosa avrebbe fatto se fosse capitato qualcosa del genere anche a lui. Candido aveva guardato in modo freddo Carlo, mimando un semplice no con la testa. Non avrebbe mai e poi mai dato dei soldi a quelle persone. Carlo non può far altro che pensarci, perché ora il prigioniero è lui. La risposta di suo padre era stata chiara, netta: Carlo non può far altro che credere ai suoi aguzzini. Suo padre di lui se ne frega altamente, è insensibile. Non vuole cedere e pagare il riscatto. Per Carlo, queste sono grandi verità, anche se i suoi rapitori gli mentono costantemente. I rapitori, inoltre, spesso dicono a Carlo di scrivere qualche biglietto o di registrare qualche messaggio su un'audiocassetta. Il punto è che quei messaggi non vengono mai spediti. Carlo è convinto ormai di essere spacciato, neanche la sua voce induce suo padre a pagare, quella voce ormai stanca, rassegnata. Intanto la Procura di Vicenza, come già detto, prende contatti con la famiglia. Non è ancora in vigore la legge che impone il congelamento dei beni della famiglia dei sequestrati. La scelta di bloccare i conti è a discrezione dei singoli magistrati e, nel caso c'è la donna, del PM Tonino De Silvestri. Il PM, come anticipato, da un lato fa bloccare i beni della famiglia per prendere tempo, dall'altro non impedisce ai familiari di cercare un modo alternativo per procurarsi i soldi del riscatto. Candido Celadon, d'altro canto, era un imprenditore, aveva venduto un'azienda a caro prezzo e ne aveva altre. Ha parecchie conoscenze, forse potrebbe riuscire a trovare. Anche 20 persone che gli prestino una piccola somma di denaro fino a raggiungere così la quantità richiesta dal riscatto. La strategia del PM era dunque quella di lasciar procedere la famiglia Celadon, osservandola però a distanza, con la speranza di intercettare i criminali durante lo scambio. In effetti, dopo la consegna di quell'audiocassetta con il discorso di Carlo, i suoi sequestratori si fanno vivi. Adesso vogliono i soldi. Candido e Gianni si preparano, quest'ultimo si munisce di un registratore per conservare il contenuto delle chiamate. A telefonare è sempre la stessa persona, un uomo dall'accento calabrese che si identificava come Agip. Vogliono i soldi, ossia 5 miliardi di lire. E li vogliono subito. Le trattative durano a lungo, tra una telefonata e l'altra passa molto tempo perché il celadon... Vogliono uno scambio e un'altra prova che Carlo sia vivo. Ma i rapitori no. Sono loro a decidere tempi e modi dell'operazione. Dopo un po', in effetti, cominciano a innervosirsi. Arriva un'ennesima telefonata a cui risponde Candido. Il rapitore gli dice. Ora ti arriva un orecchio perché c'è tensione. Non vuoi pagare, vero? Candido ribatte. E chi te l'ha detto? L'uomo insiste. Tu devi parlare chiaro perché se non vuoi pagare ci mangiamo lo stesso il pasto. Candido risponde: Dammi istruzioni e dammi una fotografia che sto ragazzo ce l'hai vivo. L'uomo dice, anche ridacchiando: Tu c'hai la mia parola che il ragazzo è vivo, non c'è bisogno della fotografia. Candido, ormai innervosito, ribatte: Ma allora dimmi perché. Io ho più voglia di te di concludere: perché non possiamo fare? Voi non siete seri, non io, io faccio quello che mi dite voi. E così. La chiamata termina. Carlo nel frattempo è rinchiuso in un covo scavato dentro a quella che potrebbe essere una montagna. Una specie di caverna strettissima in cui è necessario strisciare per muoversi. Non si può fare assolutamente niente, sono presenti soltanto due tavole di legno per dormire. C'è terra dappertutto e umidità. Non ci sono lampadine, elettricità, non c'è niente. Carlo vede soltanto una luce filtrare attraverso i suoi piedi. Nient'altro. In un primo momento rivelerà a Carlo, gli lasciano qualcosa da leggere, poi smettono di portargli qualunque cosa. Ma Carlo non importa. Non vuole più leggere. Ha davvero perso ogni voglia di vivere, di reagire. Ha una catena al collo più corta e due ai piedi. Deve fare i conti con i topi, i serpenti, le formiche, ma anche con il clima, le temperature, l'acqua. Carlo, infatti, ricorda. L'odore dei miei viveri attirava i topi e passavo il tempo appostato in un angolo. Mettevo un pezzo di formaggio sotto un bicchiere e quando entravano gli schiacciavo la testa. In un episodio inoltre ha davvero paura di morire affogato. Si scatena un diluvio intenso che riempie la fossa d'acqua a una velocità incredibile. Carlo inizia a urlare ma capisce ben presto che non c'è nessuno presente oltre a lui. Intanto Candido Celadon riesce a recuperare 5 miliardi. In contanti. Dal rapimento sono passati circa otto mesi. I rapitori danno precise istruzioni alla famiglia. Gianni e sua sorella Paola devono andare con la 1 Rossa a Riace, un comune sulla costa ionica della Calabria. Così i due si mettono immediatamente in viaggio e alloggiano in un albergo indicato al telefono da Agip. Quelli sono momenti molto angoscianti in quanto sono rimasti per tre giorni ad aspettare fino a quando non giunge una telefonata dai rapitori, i quali forniscono ulteriori informazioni. Devono percorrere una strada a 50 all'ora di sera con la luce interna della macchina sempre accesa fino a quando non notano un segnale. I rapitori infatti lasciano una torcia elettrica a fianco della strada, ben visibile. Gianni si rende conto che, appena sono passate a fianco a quella torcia, qualcuno l'ha tirata attraverso un filo per riportarla sul lato della strada e recuperarla. Gianni a questo punto si ferma, scende dalla macchina e si ritrova davanti un paio di persone incappucciate. Questi individui chiedono a gran voce i soldi mentre Gianni chiede quando abbiano intenzione di liberare suo fratello. Gli uomini non danno risposte rassicuranti e Gianni insiste dicendo che a casa sono tutti molto preoccupati per Carlo. Nel frattempo le forze dell'ordine, come d'accordo, sono appostate nei paraggi, seguono a distanza il gruppo di rapitori. A questo punto fanno irruzione arrestano cinque persone, tra cui una donna, una ragazzina di 14 anni e tre giovani ragazzi. Il blitz in realtà avviene lontano da Riace, a nord di Vibo Valencia, sul versante tirrenico della Calabria. Tra gli arrestati ci sono due latitanti con alle spalle un processo per rapina a Milano. Uno dei due aveva vissuto e lavorato di recente a Montecchio Maggiore, non lontano da Arzignano, nel Veneto. Un suo parente era addirittura un compagno di basket di Carlo. Ma l'operazione non va come sperato. Quando gli inquirenti si avvicinano, Carlo viene nuovamente allontanato. Si ritrovano nella situazione in cui il riscatto è stato pagato. Dunque, Carlo avrebbe dovuto essere liberato. Ahimè, questo non avviene perché i rapitori intuiscono che possono recuperare altri soldi con lo stesso sistema. Carlo intanto non aveva la minima idea di quello che stava accadendo attorno a lui. Sapeva soltanto che alcuni uomini gli avevano ordinato di prendere le sue poche cose e di prepararsi perché sarebbero andati via da lì a breve. I rapitori spiegano a Carlo che suo padre non si è presentato e ha rimandato l'appuntamento. Ma i carabinieri invece si sono presentati e come? E così, in fretta, gli aguzzini lo tirano fuori dal cove e lo trascinano verso un bosco. Gli spostamenti durano ore di cammino e il fisico di Carlo ormai non regge perché l'immobilità prolungata ha reso i suoi muscoli deboli, quasi inesistenti. La resistenza è ridotta al minimo e Carlo ha davvero paura di non farcela. Per alcuni tratti viene portato sulle spalle, poi caricato su una macchina, poi di nuovo costretto ad avanzare a piedi e infine si ritrova in un altro buco, nonostante i suoi familiari abbiano appena pagato un riscatto di 5 miliardi. Carlo è sempre immobile, i bisogni fisici va a espletarli a 40 cm di distanza in un secchio, la grotta non è alta, Carlo può al massimo rimanere seduto. A un certo punto Carlo non ce la fa più, conclude che l'unico modo di convincere suo padre a pagare è che gli sia ricapitato un suo orecchio, quindi da lui stesso il permesso ai rapitori di tagliarglielo. I rapitori però non fanno assolutamente nulla e Carlo rimane rinchiuso nel suo buco. Il più grande nemico con cui a questo punto deve fare i conti. È il tempo. Conta i secondi per far passare una giornata intera ed è contento quando vede la luce del sole. A quel punto immagina che ci sarebbero state otto ore circa di luce, quindi inizia a contare. Quando Carlo pensa di aver contato per quattro ore, ma fa già buio, è estremamente contento perché vuol dire che il tempo passa più velocemente di quanto lui creda. A casa i suoi familiari non hanno più sue notizie da circa sei mesi, ormai sono convinti sia morto. Poi, nel corso del processo contro le persone trovate dai carabinieri nel covo di Angitola, i rapitori si rifanno vivi. Dopo lunghi mesi di silenzio, ricapitano una foto. Quello nella foto è Carlo, è smunto e ha la barba lunga. Il collo è legato a una catena. Tra le mani ha una gazzetta dello sport con un titolo che si riferisce a Napoli. A Maradona. Così le telefonate tra i rapitori e la famiglia rincominciano. Vogliono altri 5 miliardi. La trattativa quindi riprende da zero, come all'inizio del sequestro. Al padre viene ordinato di presentarsi in diversi posti della Calabria, dove spesso si reca da solo per poi non trovare nessuno. Carlo, ormai solo nella sua caverna, a contare i secondi, ha smesso completamente di sperare. Carlo ormai è prigioniero da due anni. Ha perso anche la voglia di vivere. Se gli portano da mangiare, si nutre, altrimenti pazienza. Ormai ha accettato il suo destino, si sente totalmente perso. Le giornate sono tutte eterne. Ormai contare i secondi non allevia il suo dolore. Il 30 gennaio 1990, una manciata di giorni dopo il suo secondo anniversario da prigioniero, viene liberato in Aspromonte. Cesare Casella ha trascorso 742 giorni in mano all'anonima Sequestri. Il giovane Cesare, che era di Pavia, era stato rapito appena una settimana prima di Carlo, che ora detiene un triste primato, il sequestro più lungo della storia d'Italia. Intanto passano alcuni mesi. Ormai è trascorso troppo tempo e i rapitori sentono il fiato sul collo della polizia e dei carabinieri. Infatti la richiesta dei sequestratori si ridimensiona: ora chiedono 3 miliardi, ma Candido insiste nel dir loro che al massimo ha a disposizione un miliardo e mezzo. Poi ecco che la pretesa si abbassa di nuovo. Questa volta il rapitore domanda: Quanti soldi abbia a disposizione Candido? L'uomo ribatte dicendo che sanno benissimo qual è la sua disponibilità economica al momento. Alla fine concludono chiedendo: 2 miliardi. Se Candido avesse pagato. Suo figlio sarebbe ritornato a casa. Candido quindi cede, recupera altri 2 miliardi e questa volta i soldi vengono consegnati senza che si attivi alcun blitz da parte della polizia. Carlo dunque è ancora imprigionato e ha un nuovo carceriere che si reca da lui per controllare se abbia bisogno di acqua e se le catene siano a posto. Questo nuovo carceriere, a differenza di altri, non gli rivolge mai una parola. Ma un giorno di punto in bianco il carceriere inizia a parlare come dicendogli che ci sono novità e che forse nel giro di due giorni sarebbe tornato a casa. Il carceriere però chiede a Carlo di non dire niente a nessuno, lui non dovrebbe sapere assolutamente nulla. Carlo segue le regole, non dice niente, ma si aggrappa finalmente a quell'unica speranza. Il carceriere non gli aveva mai... Davvero, rivolto parola, tranne quel giorno, quando gli confida che forse sarà liberato presto. In effetti, pochi giorni dopo, qualcuno va da lui dicendogli: Tuo padre è un bastardo, ma tu sei un bravo ragazzo, quindi ti riportiamo a casa. Così. Dopo 831 giorni in una bara di roccia, Carlo viene caricato in una macchina e lasciato al ciglio di una strada, non lontano dalla statua di un Cristo bucherellata dai fori di proiettile. È una bella serata di maggio e Carlo può finalmente vedere il cielo. E questo gli basta. A un certo punto passa una macchina. Carlo è ancora per terra, senza forze, ma ahimè quella macchina non si ferma. Carlo non dubita che la causa sia il suo aspetto e è stato liberato dopo due anni di prigionia. In realtà, però, il conducente di quella macchina si allontana per chiamare la polizia. Infatti, poco dopo torna indietro seguito da un furgoncino della polizia. Carlo è finalmente libero. Carlo si trova su una stradina dell'Aspromonte a piano dello Zillastro tra i comuni di Oppido, Mamertina e Platì. Durante il tragitto, parla soltanto Carlo, racconta ai poliziotti cosa ha vissuto. Una volta arrivato in caserma, gli danno un panino e un po' d'acqua. E così Carlo, rinvigorito dal piccolo pasto, continua a parlare, senza sosta. Probabilmente insulta anche suo padre, è convinto che sia colpa sua se la sua prigionia è durata così a lungo. Era lui che non voleva pagare. I poliziotti stanno in silenzio. Nessuno dice nulla, solo uno di loro si gira per poi riferire a Carlo. Guarda che quelli lì dicono bugie e sono certo le abbiano dette anche a te. Quindi quando Carlo arriva in caserma tutti sono estremamente felici di poterlo abbracciare, ma non si esprimono. L'unica cosa che fanno è accendere la televisione e sintonizzarsi sul telegiornale. Carlo a questo punto rivede la sua storia, apprende ciò che era successo all'esterno, mentre lui era rinchiuso in quella grotta senza poter mai uscire. Carlo scopre che i suoi fratelli in effetti hanno consegnato un riscatto e che suo padre ha fatto di tutto per liberarlo. Nell'assorbire tutte quelle informazioni così velocemente rimane quasi sconvolto. È amareggiato di aver pensato cose così brutte sulla sua famiglia. Anche se il risentimento verso suo padre non riesce ancora ad eliminarlo. A questo punto Carlo chiede ai poliziotti di contattare suo padre. Ben presto tutti i suoi familiari lo raggiungono, così come la sua ragazza, Gabriella. Finalmente Carlo riabbraccia i suoi cari e quel risentimento che covava verso suo padre sparisce nel giro di circa due settimane. 7 miliardi di riscatto dopo quasi due anni e mezzo di torture psicologiche. Gli unici a pagare saranno gli arrestati del primo Blitz e colui che comunicava con la famiglia tramite le chiamate, tale Agip, che verrà catturato tempo dopo. Viene arrestato per l'esattezza durante un'operazione antisostanze in Germania. Ascoltando alcune intercettazioni, la polizia si è era accorta che c'era questo telefonista utilizzato dall'andrangheta e avevano riconosciuto la sua voce. Ma era stata una casualità e alla fine si trattava solo dell'ennesimo intermediario. I criminali arrestati riceveranno pene fino a 30 anni di reclusione. Ma non sono che una piccola parte della colossale organizzazione che aveva lavorato al sequestro c'è cioè la donna. Carlo credeva di aver contato in 27 mesi 23 persone diverse, era entrato in contatto con diverse persone che poi erano sparite, infatti poi aveva appreso che era stato venduto a un'altra banda. Il resto dell'organizzazione era sparita nel nulla dopo un doppio riscatto miliardario. Quando Carlo torna a casa tutta arzignano scende in piazza, escono tutti quanti dalle case e si abbracciano, piangono, cantano di gioia. Le macchine fanno dei caroselli intorno alla piazza. I vigili urbani devono riprendere servizio per regolare il traffico, mentre il parroco suona le campane a distesa e subito rispondono tutte le chiese della valle del Chiampo. Si forma un lungo cortio fino a casa Celadon. I compagni di scuola di Carlo preparano grandi cartelli di benvenuto. Il sindaco, Severino Trevisan, stringe la mano a tutti, Angela Macron, la custode del municipio lo abbraccia in lacrime. L'incubo che era cominciato la notte del 25 gennaio 1988 quando un comando di uomini armati e mascherati aveva fatto irruzione nella villa di famiglia che sorge sul colle di San Pietro, qualche chilometro fuori dal paese, finisce all'improvviso in quella tiepida notte di maggio. Nel salotto di Casa Celadon le luci sono accese. Dalle grandi vetrate che guardano la valle si vede la gente che avendo saputo alle 22 della notizia della liberazione di Carlo, arriva dal paese. Sono in migliaia, tutto arzignano, con in testa il sindaco. Va. In pellegrinaggio a piedi fino a casa di Carlo. In salotto con Candido ci sono i fratelli di Carlo, Gianni e Paola, e la zia Luisa con un fratello. Erano stati informati della liberazione di Carlo appena un quarto d'ora prima che il ragazzo telefonasse a casa. Carlo Celadon vorrebbe parlare con tutti, è emozionatissimo. Racconta della sua prigionia, racconta che è stata dura, che temeva di non farcela, che aveva paura. Che non lo avrebbero mai liberato. È voluto del tempo prima che Carlo e i suoi si riprendessero dall'incubo del sequestro, ma nei momenti più bui, i Celadon avevano potuto contare su un elemento fondamentale per la loro salvezza, che sarebbe diventato anche la base per rialzarsi: la famiglia. Analizzando il report sui sequestri di persona nella rassegna italiana di criminologia, si può capire che il caso. Celadon, la donna svela nei suoi particolari il sistema che ha consentito all'andranghetà di crescere e prosperare. Per la cosca mafiosa, i sequestri di persona non erano soltanto una fonte di denaro per crescere economicamente, ma una vera e propria arma per dominare il territorio. Con questi sequestri interminabili, fatti di soprusi psicologici e doppi giochi, gli Indranghetisti dimostravano di detenere un potere non attaccabile dallo Stato. Inoltre, ridistribuivano i proventi coinvolgendo la popolazione dei paesi della Spromonte nei sequestri e ricompensandoli, creando così una schiera di fedeli alla causa questo sistema faceva affidamento su una rete enorme di persone ed era impossibile risalire alla fonte. L'8 marzo del 1990 Roberto Bianchin intervista Carlo. C'è la donna. È seduto nel giardino di casa su una poltrona di vimini mentre racconta i suoi 831 giorni di sequestro. Indossa una tuta azzurra e blu. Al polso sinistro porta un braccialetto d'argento col suo nome, dono di Cesare Casella che pochi giorni prima è andato a trovarlo. Anche lui, come detto, è stato vittima di uno dei più lunghi sequestri di persona a scopo di estorsione mai avvenuti in Italia. Cesare è forte, scherza sempre, dice Carlo. È pallido, magrissimo, ha le guance scavate e gli occhi infossati. Non riesce a camminare, lo sorregge il fratello Giovanni. Appare ancora molto frastornato, parla a fatica. Ogni tanto si torce nervosamente le mani e si tocca il petto, nel mezzo, come se gli mancasse il respiro. O come un groppo qui, dice con un filo di voce, indicandosi la bocca dello stomaco. Ha un peso sullo stomaco, una paura che da quando lo hanno liberato non va ancora via. Davanti a casa ci sono tanti cartelli e striscioni di benvenuto. In uno è raffigurato un grande cuore che spezza delle catene, con sottoscritto Carlo, hai vinto. A primo impatto, parlando dei suoi rapitori, dice... Se la meriterebbero proprio la pena di morte, anzi chi compie questi atti criminali si meriterebbe di più, dovrebbe essere sottoposto allo stesso trattamento che ho subito io e magari dovrebbero tagliargli anche un orecchio come hanno fatto a quel ragazzo, Andrea Cortellezzi. Sto davvero in pena per lui. Andrea Cortellezzi era un ragazzo 22enne di Tradate in provincia di Varese, suo padre era un piccolo industriale. Era stato rapito da una banda emiliana operante a Padova il 17 febbraio 1989 ed era morto poi a seguito di un'infezione subentrata dopo il taglio dell'orecchio. Che i rapitori inviarono insieme alla richiesta di riscatto. Il suo cadavere fu poi gettato in un pozzo artesiano. La banda di Parma che aveva operato il sequestro, resasi conto di non essere in grado di saper gestire un'operazione, Così complessa, aveva affidato all'andrangheta Cortellezzi per una somma pari a 50 milioni di lire. Dalle ricostruzioni degli inquirenti era emerso che Andrea, la sera del 17 febbraio, si era allontanato volontariamente da casa per incontrare una ragazza. Quest'ultima intratteneva un'altra relazione parallela con un ragazzo con problemi di dipendenza. La ragazza, per poter procurare la sostanza al partner faceva la passeggiatrice. Sembrerebbe quindi che la coppia abbia organizzato con la banda emiliana il sequestro di Andrea per poi poter chiedere il riscatto al padre di lui. Il ragazzo viene tenuto in ostaggio in una cascina da Parma a parte la prima richiesta di riscatto, ma qualcosa a questo punto va storto e Andrea viene ceduto all'andrangheta. Viene trasferito nel Vibonese dove parte la seconda fase del sequestro. Avviene il taglio dell'orecchio e poi la morte. Tornando all'intervista di Carlo, Roberto Bianchin chiede, che effetto fa essere tornati a casa? Carlo risponde, non lo so, è ancora troppo presto. Sono così vuoto dentro. Quelli mi hanno proprio distrutto, mi hanno demolito, piano piano, giorno dopo giorno, e io sono crollato. Quando hai saputo che ti liberavano? chiede di nuovo Roberto Bianchin. Quella stessa sera. Tuo padre non ha pagato, mi hanno detto. Ma noi ci siamo stancati, ti rilasciamo. Adesso vai a casa. Non volevo crederci, me l'avevano detto già molte volte e poi facevano sempre marcia indietro. Mi dicevano che si erano accordati per un miliardo e mezzo, ma che mio padre non voleva pagare neanche questo e all'appuntamento fissato aveva mandato la polizia. Invece uno di loro mi ha preso sulle spalle perché come vede non riesco a camminare. Mi hanno messo due bende sugli occhi e mi hanno portato via. Abbiamo fatto parecchie a strada, poi mi hanno lasciato lì. Ciao Carlo, mi hanno detto. Io solo ho solo risposto grazie. Una decina di minuti dopo è passata un'auto, mi ha visto, ma ha tirato dritto. Dopo un po', la stessa auto è tornata con la polizia. Arriva un'altra domanda: perché non volevi telefonare a tuo padre? Carlo risponde, non volevo più vedere nessuno della mia famiglia, i rapitori mi avevano convinto che più nessuno si preoccupava di me, che tutti mi avevano abbandonato e poi ricordo che mio padre, prima del sequestro, diceva che lui non avrebbe mai pagato se mi avessero rapito. Così avevo perso la fiducia in tutti, non credevo più a niente, mi avevano distrutto il cervello, annientato, massacrato. Avevo persino chiesto che mi tagliassero un orecchio e lo mandassero a mio padre. Mi hanno fatto scrivere parecchie lettere e mi hanno fatto anche tante foto, ma non so quante ne hanno spedite a casa. Anche a mio padre e alla mia famiglia hanno tolto tutte le forze. Io pensavo solo alla mia fidanzata Gabriella. Temevo di essere rapito prima che accadesse davvero. E lei una volta mi aveva detto: Se accadrà. Ti aspetterò. Bianchini a questo punto chiede Questo ti ha dato forza? Carlo esclama Ma quale forza? Ho passato tre compleanni in quella prigione, di forza non ne avevo proprio più. Poi, solo quando ho visto il telegiornale che raccontava la storia del mio sequestro al commissariato di Siderno, ho capito che mi avevano ingannato. E ho chiamato mio padre al telefono. Lui si è messo a piangere. Stai calmo, gli ho detto. Io piango da due anni. E pensare che quando ero prigioniero pensavo che se fossi tornato libero sarei andato in conceria avrei scannato tutti. Sa che vuol dire? Togliere la pelle sarei scappato via con Gabriella. Ora invece andremo a Lourdes o in qualche posto del genere. Carlo. Quella giornata si è svegliato alle 6 del mattino e dice: Ho dormito poco e male, mi giravo continuamente, non sono più abituato al letto. Col citofono ho svegliato mio padre. Buongiorno papà! Gli ho chiesto: Come stai il primo ritorno alla normalità? Ho fatto colazione, te brioche, ho suonato un po' la tastiera, ho ascoltato un disco del mio chitarrista preferito. Poi mi sono fatto tagliare i capelli e ho incontrato i compagni di scuola che erano venuti a trovarmi. Poi, finalmente, ecco che è arrivato il primo pranzo completo: pasta asciutta e bistecca. Non è andato a votare, Carlo, ma dice: Nell'urna avrei messo probabilmente una scheda bianca. Arriva un'altra domanda: Carlo, cosa ricordi del giorno del tuo rapimento? Il ragazzo risponde: Capi subito che mi avevano sequestrato. Anzi, temevo che avessero. Sparato al maggiordomo. Poi 17 ore di viaggio in auto chiuso dentro il bagagliaio. Quando mi sono messo a pregare? Alcuni mesi dopo. Pregavo soprattutto Gesù. Poi non ho più smesso, soprattutto la notte. Arriva un'altra domanda: cosa ne pensi della gente che ti ha rapito? Carlo ribatte: Mi domando perché lo fanno, perché continuano a massacrare i sequestrati anche dopo che le famiglie hanno pagato. Mi fanno schifo, credo che la polizia sappia chi sono, ma non hanno le prove per prenderli. Intanto il vescovo di Vicenza, Monsignor Pietro Nonis, in una nota ha dichiarato che pur non chiedendo pene vendicative è necessario che i malfattori siano puniti. Con il massimo della pena, per controbilanciare l'oltraggio arrecato a una giovane vita e per dissuadere i potenziali futuri autori di altri sequestri. A trent'anni dalla liberazione di Carlo Celadon è ancora tutta da scrivere la vicenda del sequestro di persona. Più lungo della storia criminale italiana. Ci prova quindi un film diretto dal vicentino Dennis Dellai, liberamente ispirato alla drammatica esperienza vissuta dal giovane imprenditore di Arzignano, rimasto nelle mani dell'andrangheta dal 25 gennaio del 1988. Al 4 maggio 1990 800 giorni, titolo che dà tutta la misura della straziante estensione temporale di quel rapimento, durato in realtà addirittura di più, ossia 831 giorni. Ma a lasciare comunque aperto il finale di questa vicenda è una recente sentenza della Cassazione. La Suprema Corte ha infatti negato un permesso premio al telefonista che aveva contattato la famiglia per il pagamento di 7 miliardi di lire, affermando che. Che non ha detto tutto quello che sa per far identificare basisti, custodi e partecipi a vario titolo, ricostruire l'ampia rete di appoggi e di coperture di cui essi avevano fruito, individuare la provenienza delle armi di cui disponevano e indicare la destinazione del. Prezzo del risarcimento mai recuperato. Si tratta di Francesco Staiti, 63enne calabrese che sta scontando una condanna a 29 anni di reclusione emessa dalla Corte d'Appello di Venezia nel 1994. L'uomo che ai Celadon si presentava come agip in almeno 27 delle 42 chiamate arrivate a due parrocchie, nella Valle del Chiampo, da due telefoni pubblici di Colonia e Leverkusen, in Germania. Fu l'ultimo ad essere arrestato dopo che. I primi cinque carcerieri erano stati processati quando Celadon si trovava ancora sotto il controllo di un'altra banda. Lo stesso ex ostaggio, che oggi ha 51 anni, ha infatti sempre dichiarato di aver ascoltato durante la prigionia le voci di 23 diversi carcerieri. La legge prevede che per ottenere un beneficio penitenziario il detenuto debba cooperare con la giustizia oppure farsi riconoscere la collaborazione impossibile, dimostrando di aver rivelato agli inquirenti tutto ciò di cui è a conoscenza. Difeso dall'avvocato Laura Franci nel ricorso, Staiti sosteneva di non avere più informazioni da fornire, avendo ricoperto una posizione marginale nel contesto di maturazione e realizzazione dell'illecito e di aver comunque serbato un comportamento carcerario rispettoso nel programma rieducativo e immune da rilievi disciplinari. Ma per la Cassazione è stata corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza di Firenze, secondo cui L'uomo non solo avrebbe potuto collaborare con la giustizia, ciò che pacificamente non è avvenuto, ma si trovava altresì nelle condizioni di offrire un contributo rilevante nell'accertamento dei fatti. Di conseguenza Agip, è recluso ininterrottamente in Italia dal 23 aprile 1999 e in Germania per traffico internazionale di sostanze dal 19 luglio 1990, non potrà uscire in permesso premio dal carcere. Fin qui il resoconto giudiziario. Ma adesso comincia la narrazione cinematografica, grazie al giornalista dell'AI e all'associazione Progetto Cinema. Non è un film solamente su Carlo, precisa regista. Tant'è vero che il personaggio avrà un altro nome. Piuttosto è una storia che, pur riprendendo molte tappe di quella vicenda, grazie anche al recupero di auto e costumi dell'epoca, vuole raccontare la terribile stagione dei sequestri a scopo di estorsione che negli anni 80 si aprì con i casi marchiorello bernardi e berto e si chiuse proprio in provincia di vicenza di quel decennio tremendo i ragazzi di oggi non sanno nulla per questo sono contento che ce la don dopo l'iniziale diffidenza per il timore che fosse magari in atto un'operazione commerciale abbia compreso il nostro intento e ne condivida lo spirito la vera protagonista del film è una donna interpretata da Marta del Santo, la fidanzata dell'ostaggio, il cui pensiero allora diede la forza a un diciannovenne incatenato nelle grotte dell'Aspromonte di sopravvivere per altri due anni e poi rifarsi una vita. Detto questo, ragazzi, ho finito di parlare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Conoscevate questo caso, ma soprattutto siete interessati a questo argomento? Fatemelo sapere con un commento qui sotto perché magari potrei proporvi altri video di questo tipo, insomma. Quindi, come al solito, fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso. Avete per caso visto il film? Io no, ma lo voglio recuperare. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti.